Ore decisive sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Fonti di governo precisano che al momento non è stata avviata la procedura di amministrazione straordinaria, ma non escludono che l'ipotesi sia sul tavolo. Acciaierie d'Italia nelle scorse ore ha aperto di fatto ad un nuovo accordo con l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, smentendo il ricorso all'amministrazione straordinaria e rassicurando i propri dipendenti, fornitori, creditori e clienti sulla prosecuzione delle attività aziendali. Acciaierie d'Italia ha smentito questo tipo di ipotesi. Riteniamo che non sia questa la strada che si sta perseguendo. In realtà, così come è stato anche dichiarato in maniera pubblica, c'è una trattativa tra il socio pubblico e il socio privato per addivenire ad un accordo che porti al rilancio della fabbrica. Quindi mi sento di poter escludere al momento un'ipotesi di questo tipo. Il rischio comunque dietro l'angolo. La stessa associazione delle imprese indotto ex Ilva ha scritto al governo chiedendo garanzie. Lo stesso presidente di Acciaierie Bernabè, che ha rimesso il suo mandato al governo, ha lanciato appelli denunciando il fatto che per il futuro dell'ex Ilva e dei suoi 1.000 dipendenti non c'è più tempo da perdere. Taranto non può accettare una seconda amministrazione straordinaria. Già nel 2015 le imprese dell'indotto hanno perso 150 milioni. Chiediamo al governo la chiusura delle fonti inquinanti e il rifinanziamento di 1,2 miliardi che è stato tolto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di garantire un futuro a Taranto, un futuro alle imprese dell'indotto e soprattutto ai lavoratori. L'Ilva non paga autotrasportatori, non paga le altre aziende, quindi che avanzano delle fatture. Quindi immaginiamo cosa poteva succedere se questa voce, appunto, fosse risultata giusta. I problemi restano e di questo il governo se ne deve occupare. I posti occupazionali sono ancora a rischio per quanto riguarda. Non hanno stracci di idee su Ilva.